buon pomeriggio, buona domenica, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo sport con quanto accaduto nel lunch match di oggi, che ha visto protagonista l'Udinese a San Siro, è arrivata purtroppo una sconfitta per 2-0, sconfitta appunto sul campo dell'Inter. Andiamo a rivivere la partita nel servizio di Alessandro Sursa. Si interrompe nel giorno di Halloween la pareggite dell'Udinese dopo 4x consecutivi, ma San Siro arriva una sconfitta per 2-0 per mano dell'Inter, dell'altro Tucu Correa che segna la doppietta decisiva e stende i bianconeri che allungano 8 la striscia di partite senza vittoria. Gotti lancia Iaio in mezzo al posto di Wallace e conferma success con Deulofeu che parte dalla panchina. L'Udinese si difende bene e non concede grandi chance all'Inter in avvio di match. Barella ci prova da lontano, palla alta. Poi arriva la prima vera grande occasione per i padroni di casa in contropiede. Dzeko gestisce benissimo e serve Correa che imbuca per Barella che calcia a raso terra trovando la grande parata di Silvestri che con i piedi gli dice di no. L'Udinese non riesce a tenere un pallone che sia uno e l'Inter inizia a crescere da una rimessa laterale di Perisic. I bianconeri liberano l'area, il pallone arriva ancora a Barella ma l'estremo difensore bianconero evidentemente ha un conto aperto con l'ex centrocampista del Cagliari e gli nega ancora il gol. Il primo tempo si conclude a reti bianche ma nella ripresa l'Inter la sblocca al minuto 60. Velo splendido di Çalhanoğlu per Correa che parte in velocità. Neuting lo marca con lo sguardo facendolo andare sul suo piede forte. L'attaccante nerazzurro ringrazia e col destro fa 1-0. L'Udinese adesso balla tremendamente e l'Inter sfonda, Correa mette dentro per Dzeko che si fa in qualche modo ipnotizzare da un Silvestri in versione Superman con Wallace che poi salva definitivamente su Dumfries. Ma il 2-0 è nell'aria, arriva puntuale, pochi secondi dopo Larsen si addormenta, si perde Dumfries, pallone a rimorchio per Correa che ringrazia e realizza la doppietta personale, la sua seconda in stagione dopo quella messa a segno ad agosto contro il Verona. Ancora Inter che adesso gioca sul velluto, Sanchez per Dzeko, Dzeko per Vidal con il cileno che calcia a lato andando vicino alla tris. L'Udinese si vede solo nel finale con Deulofeu che riceve da Arslan e calcia col destro trovando una grande risposta di Handanovic. Finisce quindi 2-0 per l'Inter con i nerazzurri che hanno meritato il successo. Passo indietro invece dell'Udinese che oggi non si è praticamente mai vista. Adesso c'è il Sassuolo prima della sosta, l'imperativo è vincere per non vedere le streghe. Passo indietro dell'Udinese, dice Alessandro Sursa nel servizio, potevamo essere più pericolosi, ha detto Gotti nel post gara, confermando l'impressione che insomma l'Udinese oggi avrebbe potuto fare di più. Andiamo a sentire il mister bianconero. Mister, forse la partita è cambiata, anzi no, forse sicuramente è cambiata dopo il gol del vantaggio dell'Inter. Le chiedo, lei poc'anzi diceva che non era pienamente soddisfatto della partita dell'Udinese. In cosa si aspettava magari qualcosa in più, forse più coraggio nella gestione della palla, meno frenesia, perché tante volte già dal fine del primo tempo abbiamo visto l'Udinese che cercava immediatamente la verticalizzazione. È stato questo. Avendo due giocatori davanti di grande forza fisica in grado di contendere il duello ai giocatori dell'Inter, sei invogliato al cercarli troppo direttamente. Ci sono le situazioni in cui dobbiamo cercarli e in cui siamo anche nella condizione di andarli ad aiutare. E invece abbiamo cercato troppo questa soluzione nel primo tempo e di fatto dai continuità al palleggio dell'Inter e continui a stare a fare questa fase difensiva. Conto almeno 10 situazioni dove possiamo gestire meglio la palla con un pizzico di coraggio in più, con un po' di personalità in più e questo cambia il ritmo della partita. Detto questo, 60 minuti dove concediamo poco, dopo invece c'è il vantaggio dell'Inter. Tu cerchi di essere più pericoloso, di essere più propositivo vicino all'area di rigore avversaria e intanto contestualmente dai degli spazi che questa squadra è in grado di utilizzare. Sull'azione del primo gol non so se l'ha rivista, forse bisognava accorciare oppure pensa che c'è più merito di Correa nella giocata in velocità individuale? In generale insomma, abbiamo giocato contro una squadra forte, con giocatori forti dappertutto, sia nei duelli individuali che come idee comuni di squadra.
Perisic fa passare una palla che passa in mezzo alle gambe di Becao. Nuitin giustamente accompagna Correa e non riusciamo ad arrivare a raddoppiarlo. Questo consente al giocatore argentino di vedere troppa porta. Ti chiedo qualcosa anche su Mato Iaialo, che abbiamo rivisto dopo tanto tempo e lungo infortunio per la prima volta dal primo minuto. Allora ho approfittato, fra virgolette, delle tre partite di questa settimana per togliere qui e lì un po' di minuti e di fatica potenziale accumulata, soprattutto in quei ruoli dove c'è grande dispendio fisico. Questo mi ha consentito di far partire Mato dall'inizio. Pensavo che avremmo avuto più possibilità di trovare il play e di giocare con il play, poi non lui certo, non siamo stati bravi di squadra a fare questa cosa. L'ultima anche sul cammino, no? Si archivia una prima fetta del campionato di giugno d'andata dove l'Udinese ha affrontato tante delle big di questo campionato. Adesso come si guarda anche già al prossimo futuro, dove arriveranno partite sulla carta comunque un pizzico più abbordabili rispetto ad Atalanta, Inter, Napoli, Roma? Non ci sono partite facili e lo sappiamo benissimo. Adesso abbiamo fatto 11 partite, 11 punti, che secondo me è troppo poco rispetto a quello che abbiamo fatto in campo, ma tant'è, questa è la realtà. Ci sono 8 partite da qui alla fine del girone di andata dove il calendario pare più agevole, insomma pare in grado di dare più opportunità alla nostra squadra. Parliamo anche della prova difensiva con la retroguardia bianconera, che aveva retto davvero bene prima del primo gol, quello che poi ha determinato l'andamento del match, quello di Correa. Andiamo a sentire Rodrigo Becao. Becca, qual è stata la difficoltà maggiore della partita? Perché difensivamente per un'ora avete retto bene, tu stesso hai marcato benissimo, Dzeko, Correa, hai fatto una gran partita. Raga, è difficile da spiegare, però secondo me abbiamo fatto bene. Cioè, nel primo tempo eravamo lì, compatti, ci è mancato un po' le nostre giocate, le nostre cose che possiamo fare un po' meglio. Poi nel secondo tempo, come ho detto prima, abbiamo concesso un po' di occasioni all'Inter e contro queste squadre grandi si paga alla fine, e è quello che è successo. Sentite di aver raccolto meno punti di quelli che meritavate anche nelle precedenti partite? Magari questo vi abbatte un po' o siete comunque carichi, determinati? No, cioè, non cambia niente. Abbiamo perso dei punti, cioè, l'ultima partita che abbiamo fatto contro Bologna, cioè, che dobbiamo fare? Poi ti fissano un rigore come quello, che non voglio entrare in quella parte, va bene. Ma i punti mancano, ma secondo me con il lavoro arriveranno. Cioè, la parola giusta, secondo me, è lavorare. Cioè, ci siamo per lavorare, i ragazzi hanno voglia. Ci manca un po' la vittoria, però pazienza. Cioè. L'ultima che ti faccio, adesso c'è il Sassuolo e un cammino sulla carta un po' più abbordabile. C'è fiducia per le prossime partite? Sì, abbiamo fiducia, sono fiducioso dei ragazzi, dei miei compagni. Come ho detto prima, con il lavoro devono arrivare le vittorie per forza, non c'è un altro da fare. Avremo modo di riaffrontare ed approfondire tutti i temi legati a questo match questa sera a partire dalle 21 nel corso di l'altra domenica. Ora invece passiamo alle altre notizie di giornata e in apertura, purtroppo, un'altra tragedia in montagna. È stato trovato morto questa mattina un escursionista austriaco dato per disperso da ieri. L'uomo è precipitato per un centinaio di metri nella zona del gruppo Koljans Chianevate. Vediamo. Stava facendo un'escursione in solitaria nel gruppo del Koljans Chianevate, uno dei più suggestivi ma anche impervi della regione. Deve aver perso l'equilibrio ed è precipitato, suppongono i soccorritori, per un centinaio di metri, perdendo la vita. Un escursionista di nazionalità austriaca di 41 anni, Helmut Obrist, residente a Mauthen, era disperso da ieri sera sui monti del Friuli, al confine con l'Austria. È stato trovato morto questa mattina nel vallone della Chianevate, nel gruppo Koljans Chianevate, a quota 2250, sotto la creazione
Creta Monuments, dalla quale, secondo la ricostruzione, è probabile che sia caduto. Il corpo è stato avvistato questa mattina durante un sorvolo dell'elicottero della Protezione Civile. Le ricerche erano state avviate nella notte dopo che l'uomo ieri non era rientrato da un'escursione. L'allarme era arrivato al soccorso alpino regionale tramite il Centro di Coordinamento Internazionale di Torl Maglern. L'auto dell'escursionista era stata ritrovata non lontano da Passo Monte Croce Carnico, ma in territorio austriaco, e dopo alcune ricerche effettuate con gli operatori telefonici erano scattati i soccorsi, purtroppo con esito nefasto. Una volta ricevuta l'autorizzazione del magistrato, la salma è stata recuperata dall'elicottero e portata al cimitero di Paluzza in attesa dei parenti. Alle operazioni hanno preso parte i soccorritori della stazione Fornia Voltri, del soccorso alpino e speleologico e la Guardia di Finanza, pronti a collaborare anche i vigili del fuoco. Restiamo in montagna, in particolare a Tarvisio, dove nella tarda mattinata una coppia di anziani è stata aggredita da un cervo mentre faceva una passeggiata vicino alle case di Via Roma. L'animale ha colpito più volte i due malcapitati, facendoli anche rotolare lungo il declivio, come hanno testimoniato i condomini che hanno assistito alla scena. Piuttosto serie le lesioni per le due persone che dovrebbero essere residenti nel Tarvisiano. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso regionale, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico, stazioni di Cavi del Predi, i carabinieri. La donna è stata elitrasportata a Udine, mentre l'uomo è stato affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Tolmezzo. Il Covid, apriamo la pagina relativa alla pandemia con purtroppo un decesso, perché il Covid è stato fatale al professor Luigi Reitani, ex assessore alla cultura di Udine nella prima giunta ONSE, l'uomo di cultura di caratura internazionale. Reitani, 62 anni, viveva da anni a Berlino con la famiglia, dove rappresentava l'Italia intera come direttore dell'Istituto di Cultura Italiano. Ordinario di letteratura tedesca all'Università di Udine, Reitani era uno dei massimi esperti internazionali di Hölderlin e in generale di letteratura in lingua tedesca, tanto da essere inserito in tutti i comitati delle società letterarie tedesche. La sua edizione critica dell'opera di Hölderlin, scritta in tedesco e poi tradotta per Einaudi, è considerata uno dei capisaldi della letteratura recente. Reitani aveva contratto il virus da poco, come la sua famiglia, ma la malattia non gli ha lasciato scampo. Nel giro di pochi giorni è stato ricoverato in Germania fino all'esito fatale, purtroppo, dell'infezione. Crescono i contagi e il virus corre in Italia soprattutto tra i giovanissimi. Facciamo il punto. Cresce l'incidenza dei casi di Covid in tutta Italia, con alcune regioni più esposte come il Friuli Venezia Giulia, che ha visto in una settimana raddoppiare il valore. Ma nell'ultima settimana aumenta l'incidenza anche in tutte le fasce di età e in particolare sotto i 12 anni, cioè nella parte di popolazione che ancora non può essere vaccinata. In totale il 24% dei casi è stato diagnosticato sotto i 20 anni e nella fascia in età scolare il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni. Il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 13% e 7% rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Fra l'11 e il 24 ottobre in questa parte della popolazione sono stati registrati 10.333 nuovi casi, 84 ospedalizzati, un ricoverato in intensiva e nessun deceduto. E quanto indica il report esteso dell'IS, che integra il monitoraggio settimanale a completare il quadro che già venerdì aveva visto emergere alcuni segnali d'allarme. Tuttavia l'IS conferma che è elevata l'efficacia vaccinale anche con la variante Delta prevalente, e se il vaccino resta l'arma più efficace di protezione, l'appello è quello di non abbandonare anche le misure di cautela come distanziamento e mascherina. In Campania il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre l'obbligo di indossare le mascherine anche all'esterno. A Trieste ora, dove dopo le proteste degli ultimi giorni alza la voce anche l'altra parte dei cittadini. Lo fa attraverso una petizione, appello a Trieste, la cui raccolta firme è stata avviata da Mitya Jaluz, docente e patron della Regata Barcolana, e da Tiziana Benussi, avvocato e presidente della Fondazione CR Trieste. Si tratta di fatto della prima risposta spontanea, appunto, di quella parte della società costituita da persone vaccinate. Nello spazio pubblico facciamo sentire anche la voce della grande maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati, perché Trieste
non è la capitale italiana dei Novax, dei No Green Pass e della cultura antiscientifica. Al contrario, Trieste è la capitale italiana della scienza e della scienza si fida. Questo è uno dei passaggi del testo della petizione, che poi continua così: Trieste è una comunità di persone razionali, responsabili e consapevoli che possiamo uscire dalla tempesta soltanto tutti assieme, ciascuno con un'assunzione di responsabilità verso gli altri, riporta ancora il testo della petizione. Il vaccino ci restituisce la libertà di essere curati, di lavorare e di fare impresa, di studiare in classe e nelle università, di coltivare i propri interessi e di riprendere una vita sociale, di fare sport e di viaggiare. Chi combatte contro i vaccini e contro il Green Pass non deve mettere in pericolo queste libertà e la salute dei cittadini non può danneggiare l'economia. Questo è il testo appunto dell'appello a Trieste. Cambiamo ora argomento. Per un'ora il Friuli è tornato indietro di un secolo, al 1921, quando una commissione militare venne incaricata di individuare le 11 salme non identificabili dei soldati, tra i quali la gradiscana Maria Bergamassa, in rappresentanza di tutte le madri che avevano perso un figlio nella Grande Guerra, avrebbe scelto il milite ignoto. Quei momenti, quell'atmosfera e quelle emozioni sono andate in scena al Teatro Giovanni da Udine, che ha ospitato l'unica data in regione dello spettacolo Il figlio ritrovato, milite ignoto, la scelta. Sindaco di Udine Pietro Fontanini, abbiamo assistito a una bella rappresentazione proprio a Udine, che è stata anche capitale, come lei ha ricordato, in qualche modo, della Grande Guerra. Qual è il significato di questo evento per la città? Ha significato importante perché a 100 anni, proprio oggi cade la data in cui il milite ignoto passò per la stazione ferroviaria di Udine 100 anni fa, e ci fu un tripudio di popolazione perché la gente sentiva fortemente questo dramma che si era appena concluso, la prima guerra mondiale, con tanti morti. Poi ricordiamo che il Friuli andò profugo in giro per l'Italia perché dopo Caporetto la gente fuggì. E ricordare i morti di questa grande guerra e soprattutto questa figura emblematica del milite ignoto è stata ed è una cosa importante. È bene organizzare queste cerimonie, è bene ricordare questi avvenimenti, perché siamo contro le guerre, siamo per la pace, però questi avvenimenti sono storia ed è giusto ricordarli e fare omaggio a coloro che si sacrificarono 100 anni fa con la loro vita in queste cruente battaglie che furono, di cui la nostra regione e il nostro territorio fu protagonista. Presidente Zannini, alla fine di questa rappresentazione molto partecipata e sentita, ci può spiegare qual è, secondo lei, il significato di questa celebrazione del milite ignoto? Al di là del significato in sé di quello che avvenne storicamente, va proprio ripreso come una capacità, attraverso quei valori rappresentati da quel milite ignoto, di saldare profondamente un legame tra il popolo e le istituzioni. È per questo che le istituzioni, il Consiglio regionale, ha voluto questo concerto, questa rappresentazione, proprio per testimoniare il servizio da rendere nei confronti della nostra comunità friulana e italiana in generale, nel senso di dare una prospettiva valoriale ai nostri giovani, che prendano in qualche modo esempio da quello che è quel sacrificio di un soldato ignoto che ha donato la vita per la patria, per un'idea di comunità, possa essere in qualche modo il faro che ci porta verso il futuro. Musicale del Comune di San Vito al Tagliamento per l'undicesimo anno, curata dall'Accademia d'Archi Arrigoni, continua oggi all'Auditorium Comunale. Ospite solista è il clarinettista Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell'Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, e artista pluripremiato a livello internazionale. Concerto molto interessante della rassegna San Vito Musica, è il terzo, in particolare il terzo concerto. E l'ospite solistico è un grande solista, Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, quindi insomma presenza di tutto rispetto,
che eseguirà uno dei capisaldi del repertorio di quello strumento, ovvero il Mozart K622, l'ultimo concerto solistico che il grande compositore di Salisburgo appunto scrisse nel suo ultimo anno di vita. E devo dire che insomma è particolarmente entusiasmante accompagnare questo solista, in particolare in questo repertorio. Oltre a questo ci sarà una quinta sinfonia di Schubert, altro compositore molto legato a Mozart e al quale Mozart si ispirò in particolare per la composizione di questa quinta sinfonia. È una sinfonia molto brillante, allegra, contrariamente ad altre composizioni di un pensoso Schubert. La bacchetta che ci accompagnerà in questo programma è quella di un grande direttore italiano della vecchia e valente scuola della direzione italiana, ovvero Filippo Maria Bressan, che è anche il direttore ospite di tutta la stagione, che poi proseguirà con il concerto del 14 di novembre, in particolare con un altro grande solista, Enrico Dindo, violoncellista, che eseguirà le variazioni rococò. Poi la stagione si sviluppa anche in successivi appuntamenti dedicati sempre a degli anniversari di grandi compositori. Ad esempio, direi sicuramente di ricordare Stravinsky e Josquin des Prez. Andiamo ora nelle valli del Natisone, in particolare a Topolò, dove antichi e fiabeschi sentieri sono stati riportati alla luce dagli abitanti. Quali sono i sentieri inaugurati oggi? I sentieri inaugurati oggi sono 5 sentieri che funzionavano già una volta. 3 di loro sono rimasti ancora in funzione grazie al lavoro di alcuni volontari negli anni, 2 invece abbiamo proprio dovuto riaprirli. Portano a posti, a luoghi molto caratteristici come la grotta del Re Matias, il vecchio mulino, il mulino. Abbiamo riaperto il sentiero delle erogazioni e un sentiero che porta ai cippi di confine di Javorsa nella gola sotto Raune di Liebeck, proprio il punto di confine tra quello che era l'est e quello che era l'ovest. Sentieri molto antichi che affondano la storia nei secoli passati. Sì, era un reticolo incredibile di sentieri qua. Ora ne restano una decina, diciamo, aperti, ma probabilmente potevano essere anche centinaia. Ogni proprietà aveva un sentiero e poi c'erano i sentieri comuni, per cui sì, era come vedere la mappa dell'underground di Londra. Non solo stazione di Topolò, dunque molto altro. Sì, è un progetto socioculturale, come siamo stati definiti, e penso sia la definizione più giusta, perché la cosa importante è più che la rinascita, che è una cosa molto difficile, è la resistenza sul luogo di persone giovani anche, perché la maggior parte degli abitanti di Topolò oggi sono giovani, e questa è una cosa unica, penso, su tutta l'Alpe povera, quella dove non si scia. Per cui ecco, il successo della stazione in qualche modo ha portato anche a questo secondo successo, anche più importante. Andiamo a Gorizia e a Nova Gorica, che sono sempre più una cosa sola e che ospitano vis-à-vis il Festival Internazionale della Danza Contemporanea, che ha come punto di forza proprio la dimensione transfrontaliera. Tante le anteprime mondiali ed europee in cartellone, oltre a momenti di approfondimento e esibizioni in luoghi inusuali. Vediamo. Gorizia e Nova Gorizia sono anche capitali della danza contemporanea grazie al Festival Internazionale Vis-à-vis, che ha nella dimensione transfrontaliera la sua principale peculiarità. Ideato da artisti associati, l'evento coinvolge tra gli altri il network di operatori della danza Panadria e si svolge in collaborazione con l'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. Il festival può vantare l'assegnazione da parte del Ministero della Cultura del prestigioso riconoscimento di progetto speciale nell'ambito della danza, assieme a soli altri 3 progetti in tutta Italia, a conferma della capacità di esprimere una forte collaborazione bilaterale che esalta il ruolo del confine come luogo di ibridazione e contaminazione dove avvengono profondi trasferimenti artistici e culturali. La kermesse è caratterizzata da un cartellone innovativo di respiro internazionale, con rappresentazioni in esclusiva o prima nazionale o in prima assoluta, dalla creazione di reti di momenti di incontro tra artisti e operatori internazionali
per incentivare la circuitazione delle opere, senza dimenticare il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni delle due città. I 4 giorni del festival sono stati inaugurati da una doppia prima mondiale. Il Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica ha ospitato Icarus di Michal e Nastia Bremez-Rinja, mentre il Teatro Verdi di Gorica è Inferno di Roberto Castello. Non sono mancati momenti di approfondimento su quanto e come la cultura ripaga o su come una grande compagnia lavora per l'allestimento di uno spettacolo. Tante anche le rappresentazioni in luoghi d'arte non convenzionalmente deputati allo spettacolo, per il coinvolgimento di tutti. Gli appuntamenti delle prossime ore su Udinese TV. Cominciamo dall'informazione che torna con l'edizione in diretta della sera alle ore 19 e poi vi ricordo l'appuntamento in prima serata con l'altra domenica per tutti gli approfondimenti sulla gara dell'Udinese con Paolo Bargigia e i suoi ospiti. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.